Buon pomeriggio, sono Giuseppe Pasini, di 7 ore che puoi trovare al blog FibonacciStalking.it. Posso anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname @FibStalker. Buongiorno, oggi è sabato 17 novembre 2012 e sono le 4:10 del pomeriggio. Questo video è una review settimanale dell'euro-dollaro che distribuirò ai sottoscrittori della newsletter che spedisco domani, il 18 novembre 2012. In questo video tipicamente faccio una review del lungo termine dell'euro-dollaro e anche una review sul giornaliero. Partendo quindi dalla review a lungo termine, utilizzo il Forex, la coppia Forex euro contro dollaro perché ho più dati per il prezzo, infatti voglio mostrarvi a che punto siamo su questo grafico, sul grafico settimanale. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, e ricorderete che anche nelle scorse settimane ho tracciato questo ritracciamento tradizionale per l'euro-dollaro che mostra questi supporti in area 1,21,40, 1,21,30, e questa è stata rispettata nel 2010 e ha offerto supporto nel 2000, quest'anno a luglio nel 2012. E si può notare che ogni volta che il prezzo dell'euro-dollaro scende a questi livelli c'è un rimbalzo e questo è quello che ci aspettiamo anche quest'anno. Ci aspettiamo una debolezza nel dollaro che si tradurrà in una forza dell'euro, quindi non si tratterà in realtà di una forza dell'euro ma quanto di una debolezza del dollaro. Questo livello 1,21, quindi dove possiamo aspettarci che il prezzo vada? Il prezzo può certamente raggiungere in prima analisi questa trend line discendente, ma è possibile che il prezzo raggiunga i livelli medi di questo canale, cioè questo livello 1,49,50 che potrebbe essere importante. Tuttavia non si può escludere che trattandosi di un setup tradizionale a rialzo che è stato rispettato già 2 volte, non si può escludere che se ci fosse davvero una forte debolezza del dollaro, il prezzo dell'euro potrebbe arrivare a prezzi ben più elevati, e infatti questo setup ha un primo target in area 1,78, come vi mostrerò in questo momento. E il primo target di questo setup a rialzo dei supporti è infatti 1,78,80. Se questo può sembrare estremo in questo momento, in realtà dipenderà solamente da quanto il dollaro scenderà e da quanta fiducia diciamo l'area euro potrà riconquistare. E tuttavia questa non è un'opzione da escludere completamente. E tornando al prezzo e tornando all'area di supporto, è importante notare anche che qualche secondo. È anche importante notare che l'area di supporto che c'è stata, che abbiamo visto questa settimana sull'euro-dollaro, è un'area che scusa. Allora. Ecco quindi, è un'area che può essere identificata tracciando il tradizionale non dal minimo di luglio che si ferma in area 1,26,1,2605, bensì esattamente dal 50% del ritracciamento sul settimanale. E questo setup non poteva essere previsto, ma è stato individuato solamente a seguito di osservazioni. A volte il programma trading utilizza questi livelli invece di utilizzare i minimi. Per cui questo livello che corrisponde sul giornaliero al minimo 1,21 e 51 è quello che al momento utilizzerò per identificare
il supporto del prezzo dell'euro-dollaro, e questo è il livello che attualmente il Proton Trading sta anche utilizzando. Come si vede, infatti, a metà settimana il prezzo attestato era 1,2665, quindi fermandosi proprio sopra, poco sopra questo, proprio sopra questo livello. E un'altra indicazione importante che abbiamo durante la settimana è il fallimento della sequenza di ritracciamenti al ribasso con il prezzo che ha violato era 1,2803. E questo di nuovo è una conferma, cioè il prezzo ha violato questa sequenza dopo aver tradato supporto. Quindi questo è certamente un supporto importante. Quello che possiamo aspettarci per la prossima settimana è un prezzo che prosegue verso l'alto. Tuttavia ritengo che in prima battuta questa media mobile a 20 giorni offra comunque una forma di resistenza, e quindi dopo un iniziale rally si dovrebbe avere un ritorno verso il basso. Se guardate il video Fibstalker View on Currencies, vedrete che il dollar index ha raggiunto la sua area di resistenza, e questo implica quindi che quest'area di supporto dovrebbe contenere il prezzo. È ancora possibile che il prezzo scenda in area 1,2620, non possiamo escluderlo. Tuttavia, come ipotesi di lavoro, nella prossima settimana supporrò che questo livello di supporto tenga, a meno che il prezzo non lo buchi. Vi ricordo che il mio obiettivo è quello di identificare un punto d'ingresso per una swing trade al rialzo. Questo è il mio obiettivo sui portafogli modello, che non, a causa di questo. Di questa attesa e di questo tentativo di timing di questa trade, in questo momento non stanno facendo benissimo, ma non sono molto preoccupato a tal proposito, perché non appena il movimento del prezzo incomincerà verso l'alto, ci saranno forti guadagni in questo mercato. Mi auguro che questo aggiornamento sia stato utile. Vi rimando al mio blog, potete iscrivervi al blog e alla newsletter del blog per ottenere questo video la domenica quando invio la newsletter. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata e una buona settimana di trading. A presto.